Nel vuoto della zona industriale di Bari, una comunità di creativi e un gruppo di imprese responsabili, stanchi di aspettare il futuro e di delegare il cambiamento, si incontrano, si raccontano, fanno festa, condividono e sfidano la crisi. Idee, progetti e autoproduzioni in un format 100% open, dal titolo Riparti, un'iniziativa dell'associazione Officine Culturali WeCity Lab. Venerdì 28 giugno 2013 alle ore 21 nella zona industriale di Bari abbiamo incontrato Vittorio Palumbo, responsabile dell'iniziativa. Cerchiamo di ripartire, nel senso questo evento coniuga due parole in realtà in un'unica sola, una in italiano e una in inglese, cioè non è semplicemente un party ma è un pretesto per ripartire. Questa sera siamo nella zona industriale di Bari, nei pressi dell'AMGAS, in una zona completamente desolata, completamente svuotata dalla crisi, e cerchiamo di far ripartire il futuro. In che modo ritenete di far partire il futuro? La cosa bella è che noi non lo sappiamo come deve ripartire il futuro. Per questo facciamo i riparti, perché noi abbiamo fatto un open call ai creativi chiedendo di partecipare a questo evento, di incontrarci per capire cosa succede se un gruppo di creativi in città si incontra e prova a far partire un cambiamento possibile, legato al fare più che al parlare. Avete pensato a possibili sviluppi? Quali possono essere questi? Noi li abbiamo pensati perché, insomma, quello che noi facciamo è, lo dico, è politica, nel senso è politica di territorio. Noi pensiamo che se le persone che fanno le cose si mettono in rete con il territorio, con i cittadini, con le imprese che hanno bisogno di idee nuove, di economie nuove, allora forse l'obiettivo di WeCity Lab è quello di tenere insieme, ma non di governare, un processo che in qualche modo attivi le competenze e le relazioni. Molte cose che nasceranno qui stasera sono informali, io non le saprò, però bisogna creare delle opportunità per cui la gente si possa incontrare, possa dire io faccio questo, tu fai quello, ma perché non lo facciamo insieme, ma tu hai una cosa che io non ho, perché non ce la scambiamo, no? Piuttosto che le riunioni noiose, no? Dove tu dici ok, adesso pensiamo alla crisi, come funziona, come possiamo ripartire. No, questa è una festa, la gioia di vivere, l'incontro, il bicchiere di vino, chiaramente autoprodotto, gioia del colle, un primitivo di 14 gradi, buonissimo, vi invito ad assaggiarlo, e nascono molte cose.